Oggi DJI presenta questo, il suo primo drone FPV da 0 a 100 in 2 secondi, velocità massima 140 km orari, e non potevo che portarlo in pista per sfidarlo con questa fantastica Huracan Evo. Ma guardate che colore! 0 a 100, 2,9 secondi, 640 cavalli, 325 km orari di velocità massima. Mauro, a te il drone. Secondo me sulle curve ce la battiamo, in dritto ti batto sé. Vediamo. Vai, parte la sfida. Adesso prova 0-100. Qua temo di perdere. 5, 4, 3. Ragazzi, ma che spettacolo! Che spettacolo! Mauro, 0 a 100 mi hai battuto, ma sulle curve ce la siamo battuta alla grande. Eh? Cioè, rettilineo ti davo dietro, però curve mi prendevi. Bello! Ti ho sempre tenuto inquadrato, anche quando mi scappato. Tutta la pista anche là in fondo? Anche là in fondo. Ho visto, cercavo di staccarti. Però adesso lo voglio provare anch'io, fare due giri col drone e poi vi dico la mia. Allora, devo dire che la qualità di visualizzazione è decisamente interessante. Cerco di non schiantarmi. È praticamente il mio primo FPV, ma devo dire che spettacolo. No, spettacolo perché comunque è super super intuitivo. Ovviamente adesso io non guiderò come Mauro perché vado pianino sulla pista dove abbiamo le autorizzazioni per volare. Bellissimo il fatto che la qualità video sia veramente eccezionale. Facciamo un girettino della pista, provo a magari di cattiveria girare a destra a sinistra. Ha la stabilizzazione solamente su un asse, a me sembra tanta roba. Tra l'altro qua nel visore si può registrare la visuale.
La velocità sì, vediamo 6 metri al secondo. Mauro, posso provare la velocità massima? Certo. Dai. Allora facciamo così, che vado un po' più avanti, così poi facciamo il rettilineo al contrario. Esatto. Dai, magari andiamo un pochino più giù. Ovviamente c'è il pulsante panico che stabilizza il drone. Esatto. Nel caso ci sia qualsiasi tipo di problema, ma poi vi racconto del controller. Mi metto un pochino più a sinistra, mi abbasso un pelo, devo stare attento perché essendo Mauro un pro non ha ritorno automatico dello stick di sinistra. Ok, sono pronto sul rettilineo, metto in modalità uno scatto solo. M manual vuol dire mi schianto. MPS, ok, esatto. Sport va benissimo. Vado? Vai. Do tutto gas, mi alzo anche un pelino, vediamo, 10, 12, 13, 14, 16, 18, vediamo di evitare la palazzina dei box, 20 metri secondo e mamma sei manovrabile, no? Spettacolo, spettacolo, bellissimo, devo girare a destra perché la pista è a destra, cerco di non schiantarmi, mi alzo un attimo, bellissimo. Ragazzi di DJI, mi sono innamorato dell'FPV. Ok, qual è il pulsante panico? sei già in GPS, okay. In sport. Bellissimo. Quindi puoi tornare in normal cliccando nella parte superiore. Ok. Perfetto, vedrai una N sul visore. Sì, normal mode. Perfetto, puoi rientrare tranquillamente come se fosse un Mavic. Ok, allora rientro pianino pianino, scendo pianino pianino. Tac. Così mi saluto. Ma adesso vediamo cosa c'è nella scatola della versione combo, poi vi racconto quanto costa e le altre possibilità. Beh, ovviamente lui, il drone, poi troviamo i goggles, quindi gli occhiali che di serie sono, cioè di serie escono dalla scatola senza le antenne, perché le antenne sono al piano di sotto dove c'è anche il controller. C'è una novità che poi vi racconto, perché c'è una possibilità ulteriore di controllo e qua in questa scatolina, sì, eliche, anche qua eliche B, perché ovviamente sono diverse in base alle varie braccia del drone. Poi qua dentro bellissima la capottina verde per renderlo ancora più cattivo. Abbiamo i cavi di collegamento, questo per collegare il visore al pacco batteria, questo è l'alimentazione, poi abbiamo le varie antenne, poi la USB tipo C e c'è anche la brugola per eventualmente svitare e avvitare qualche vite. C'è anche un altro cavo che è quello USB tipo C, c'è anche un'altra scatola. Carica batterie con anche due uscite USB per caricare gli occhiali e il controller, e questa è la batteria degli occhiali. Dovrebbe durare circa 9 ore, mentre la batteria del drone, che è già installata, è qua dietro, garantisce 20 minuti di volo. Ma che spettacolo! Sì, la Lambo, ma anche questo DJI. L'ho provato veramente 5 minuti e già mi sono immerso in un pilotaggio che è completamente diverso, ma per certi versi anche più semplice rispetto a pilotare con il drone a vista oppure guardando sul display del telefono. Questi sono gli occhiali, devo dire comodi, qua sotto ci sono due pulsanti per regolare la distanza tra gli occhi interoculare, mentre per il mio naso, che ahimè colpa dei miei genitori non è piccolissimo, questo nasello di serie è un pochino troppo grande, ma ci sono quelli di ricambio. Come avete visto prima, qua sopra il tasto per iniziare la registrazione di quello che si vede nel visore e poi questa che è la batteria che è esterna. Ma passiamo a lui, al drone, 795 grammi, 25 centimetri, 31, 12, ma soprattutto sensoristica anteriore per evitare le collisioni e sensoristica sotto per sentire quando atterra che tipo di terreno c'è e comunque anche per stabilizzarlo. Ovviamente GPS, GLONASS, tutte le tecnologie per geolocalizzarlo, mentre la camera anteriore è 4K, 60 frame per secondo, 120 megabit il bitrate e il FOV, ovvero l'angolo, quanto è aperto, è di 150 gradi, quindi è parecchio grandangolare. Perché è stabilizzata solamente due assi? Perché i droni FPV hanno
soprattutto questo movimento quando accelerano e quando frenano. Avete visto la qualità video? Devo dire interessante. Poi bellissima qua la griglia di dissipazione del calore e qua davanti l'ingresso dell'aria proprio per raffreddarlo. Molto belli anche i LED davanti sulle braccia, i LED di posizionamento, insomma veramente ben fatto. DJI ha tirato fuori questo che è il primo drone che va a unire un po' il mondo della videografia, quindi una buona cam, al mondo dell'FPV e delle alte prestazioni. In pratica, fino ad oggi, non c'era nessun drone ready to fly, cioè quelli che prendi, tiri fuori dalla scatola, metti gli occhiali e voli, che avesse queste specifiche, perché o devi saldare o devi montare o prendi quelli magari già fatti ma magari la cam non è della qualità che vuoi tu, insomma un nuovo drone innovativo. Il comando l'avete visto prima, qua c'è l'antenna, qua dietro le solite diciamo i soliti pulsanti per iniziare la registrazione, per farlo tornare indietro, per questo è il pulsante panico per quando non sapete dov'è, schiacciate e lui si ferma. E poi questa è la grande novità, questo controller si chiama Motion Controller e praticamente va a sostituire il radiocomando classico con acceleratore, quindi qua diamo la velocità, poi avanti, indietro, destra, sinistra, quindi lo si guida come la cloche di un aereo. Non a caso, se guardate dietro, i pulsanti sono proprio stile cloche di un aereo per andare a registrare e poi utilizzare il tilt. Quindi questo è un controller veramente innovativo. Purtroppo non abbiamo ancora avuto modo di provarlo perché, essendo questo video girato prima della data di rilascio, non c'è ancora il firmware perché DJI non vuole che escano le notizie prima del tempo. Mi sembra di avervi detto tutto, la portata è di 6 km nelle nostre frequenze, in FCC arriva fino a 10, ma rimaniamo sui 6 km e il prezzo, allora, non è bassissimo, 1349 euro base, quello che avete visto dentro il box, la scatola che ho fatto vedere, 149 euro questo controller, 199 euro la DJI Care. E se volete c'è l'espansione con due batterie aggiuntive più il caricabatterie a tre posti che costa 279 euro. E adesso spengo tutto e vado a rifarmi un giro sia con la Lambo sia col drone. Spettacolo veramente, grazie grazie soprattutto anche a Lamborghini, all'autodromo di Modena e a tutti per l'organizzazione di questa giornata che è stata veramente speciale. Ciao!